ex di Noemi Bocchi condannato, la verità sul suo passato. L'ex marito di Noemi Bocchi, Mario Caucci, è stato condannato a 4 anni di reclusione per maltrattamenti e mancato mantenimento nei confronti dell'ex moglie. La vicenda, scaturita dalla denuncia della stessa Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, si è conclusa con una pena inferiore ai 5 anni e mezzo richiesti dalla Procura di Roma. Il processo si è svolto a porte chiuse, portando alla luce dettagli inquietanti di episodi di violenza. Secondo le ricostruzioni, nel 2019, Caucci si presentò all'abitazione della sua ex moglie e, nonostante il rifiuto di farlo entrare, forzò la situazione con aggressività. In quel frangente, le pose le mani al collo, strattonandola, prima di allontanarsi solo all'alba. Oltre alla violenza, l'imprenditore è stato accusato di non aver rispettato gli accordi relativi al mantenimento dei figli, aggravando ulteriormente la sua posizione. In un'intervista rilasciata circa un anno fa, Mario Caucci ha raccontato il difficile periodo vissuto dopo la separazione. Ha descritto l'ex moglie come una donna calcolatrice, accusandola di aver sfruttato la situazione a suo vantaggio. Il matrimonio, secondo lui, sarebbe crollato nel momento in cui ha perso sua madre, evento che lo avrebbe lasciato privo di riferimenti stabili. Questa condanna rappresenta un punto fermo in una storia segnata da tensioni e accuse reciproche, ma invita a riflettere su temi delicati come la violenza domestica e le sue conseguenze. Che ne pensi di questa vicenda? Lascia un tuo commento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.